Va bene, ragazzi, continuiamo l'avventura di Days Gone. Dobbiamo completare l'ultima missione prima di tornare al campo. Ok? Dove poi probabilmente ci occuperemo anche della liberazione di Sara, che è tipo, non è che è tenuta prigioniera, ma tipo. Guardate questi. Questi sono morti pescando. Poi cosa peschi qua? Non lo so, però molto probabilmente quando sono morti le acque erano più alte, c'erano dei pesci, non lo so. Comunque, continuiamo. Eliminiamo subito l'accampamento dei predoni che c'è qua. Siamo messi malissimo con le munizioni perché la presa precedente è assurda. Mi è spunato un'orda davanti. Ora vediamo se... Cecchino. Cecchino. Allora, torna indietro, muori. E se invece ti sparo un fottutissimo... Fanculo smirato! Fanculo! Farò una strage. Ucciderò quei bastardi uno dopo l'altro. Ho sprecato 3 proiettili per uno stronzo. Non va bene. Ma vediamo un attimo se si sono allarmati. Allora, tutti questi accampamenti. Allora, vediamo che forse riusciamo a salire su di qua. No. Ok, questa sembrerebbe una palude. Diamo un'occhiata. Ah no, di qua posso entrare. Qua abbiamo Frank. Frank è molto cazzuto e molto corazzato. Se Frank si gira... possiamo provare a coglierlo di sorpresa. Adesso possiamo uccidere di soppiatto anche i nemici, quelli più robusti. Prima non potevamo farlo. Vediamo se l'abilità funziona. Frank viene proprio qui a rompere le palle. Si guarda intorno. Si gira. Attenzione. Posso uccidere Frank, maledizione. Vediamo se riusciamo a almeno a raggiungere. Maledizione, Frank è una rottura di palle. È una rottura di palle. Allora, facciamo così. Frank. Boom. Oh, Frank! Cazzo! Oh no, Frank! Non mi puoi dire che...
restano 4 all'appello. Ma non devo mirare la testa, con questo fucile qua li spacco in due. C'hanno solo disinfettanti questi. Solo disinfettante e neanche un proiettile. Ne manca uno, vai a beccare, eccolo qua. Fine dei giochi. Adesso sapete cosa hanno provato le vostre venti. Però. Secondo me questi tizi hanno anche un bunker sotterraneo. Ok, allora facciamo un giro di loot velocissimo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa di utile. Vediamo se riusciamo a cherosene. Sono senza Lottatelo per cherosene. sempre. Ok, qua abbiamo il nostro bunkerino. Perfetto. Nulla di che, qui come sempre sblocchiamo un po' tutta la mappa, tutte le zone che ci stanno vicino. Che cacchio è successo? Oh, allora ci ho sbloccato un po' di robe interessanti, come ad esempio questo sito di ricerca della Niro. E altri siti qui abbiamo un po' di stormi di uccelli da eliminare. Allora io inizierei ad andare al sito di ricerca della Nero. Ci sono gli stormi di uccelli, quindi ci serviranno parecchie molotov per poterli eliminare, ma non abbiamo abbastanza cherosene, quindi direi di girare un po' intorno, fare un po' di loot e potenziarci con appunto i siti di ricerca nel frattempo, e cercare anche del cherosene. Dirigiamoci alla moto e potenziamo di brutto il vigore, la salute, così già comunque ora come ora le orde riusciamo, diciamo, a gestircele abbastanza bene se siamo ben rifornite. Se siamo ben rifornite. Qui ovviamente, vabbè, scarseggiano un po' i colpi, però vabbè. Ecco qua, vai, kerosene. Già qualcosa di utile. Purtroppo bisogna sprecare colpi per prendere kerosene perché arrivano tutti sti stronzi. Cerchiamo di sprecarne il meno possibile. Polistirene. Questi ci servono. Sì, ci serve un po' di roba. Ecco qua ancora kerosene. L'ideale sarebbe riempirci il coso di Molotov. Qua facciamo anche benzina alla moto. Riempirci il coso di Molotov e in più avere altro kerosene per Benzina. fabbricare subito istantaneamente cose. Ok, ricordiamoci questa macchina della polizia che potrebbe tornare utile. E ci dirigiamo. Io ho paura che la moto. Non so se la moto. No, secondo me va. Ho paura che mi affonda. No, non può. Però aspetta, se io salto. Un attimo, vediamo. Qua siamo a bordo mappa. Se io salto di qui, un attimo. Forse con la moto è fattibile, perché lì vedo un altro salto. Quindi in teoria. Dovevo prendere un po' più di rincorsa.
Merda. Merda. Ma come faccio a tornare a arrivare? Devo risaltare ancora. Vabbè, non lo sapevo. Adesso ci proviamo meglio. Allora, andiamo cazzuti. Niente. Ok. Qua servirebbe già una moto. Le nostre prestazioni sono già un po' al limite, Un iniettore della Nero. Vediamo se funziona ancora. eh? Ok. Vabbè, io andrei di vigore. Steroidi. Di questo si tratta. Io andrei di vigore. E qui dobbiamo. Un attimo. Un altro registratore. Vabbè, qua è Sulla strada facile. 97, Cos'è successo? hai visto quell'orta? No, stavo riposando un po'. Non vi capisco, voi altri. Abbiamo lo stesso numero di turni, eppure io non dormo in continuazione come voi. Il suo equipaggiamento pesa meno. Comunque, dagli infrarossi erano più di 300. Cazzo, tanti. Significa che le orde si stanno ingrossando. Ottimo, questo l'abbiamo fatto. Andiamo qui. Qui dovremmo fermarci a recuperare un po' di risorse, però. Abbiamo altre munizioni che però. Allora, sì, dai. Allora, iniziamo ad aprire questo. Trenta munizioni, poi c'è anche il cecchino. Comunque ci servono. Ottimo. Merda! Fanculo sto cane di merda! Cosa fa? Mi si è impallato il personaggio. Allora, sì, andiamo dritti. Fanculo. Ok, allora una fattoria, vediamo se riusciamo a recuperare del kerosene qua. Quanti ne abbiamo? Molotov, ne abbiamo due. Ne abbiamo due, ce ne serve veramente tanto. Porca vacca, pensare che io il kerosene c'era un'area che mi ricordo che ne avevo lasciato indietro tantissimo. Potrebbe servirmi. Giocattolo per cane. Ne avevo lasciato indietro veramente tantissimo. Anche al piano di sopra c'è qualcosa, però non vedo le scale. Ah, di qua. Ok. Qui c'è qualcosa, tipo scatola di chiodi. Sì. Solo stracci ci sono. Veleno. Col veleno io ancora non ho idea di cosa posso fare. Mi sto raccogliendo davvero tanto comunque. Cos'è sta roba?
Ah, per fuggire dall'orda. Se ti becchi un'orda, praticamente tu puoi fuggire facendo questa mossa qui. Intanto questo qua ce la prendiamo. Niente kerosene. Io nel mentre sono andato un po' in giro a recuperare i mietitori della Niro. Guardate lì quanta gente c'è, non si vede bene perché è buio. Guardate lì quanta gente c'è, porca vacca. Io ho messo un po' di trappole perché avevo paura che suonasse l'allarme, invece ho filato tutto liscio. Ok, direi che ce ne possiamo andare. Continuiamo con le missioni un po' più impegnative e andiamo qui a recuperare la cicuta che si trova qui. Per prima cosa io penserei all'eliminazione Ah, c'era del kerosene. O no? No, del veleno. Penserei a... vabbè, non l'ho preso. Uno è esploso. Penserei all'eliminazione di tutti i nidi. In modo da ripulire... In modo da ripulire per bene la zona. Ok. Andiamo. Vedi qua. Siamo ritornati sulla strada principale. Ok, quella che ci ha condotto al primo posto, ok? Ottimo. Allora, la cicuta si trova qui. Noi eliminiamo subito i nidi, così ci leviamo dalle scatole tutti questi uccellacci che rompono le Oh, scatole. Cristo, aveva ragione, dei grami. Oh, maledetti corvi infetti. Non mi lasceranno in pace se non brucio i nidi. Un altro. Ok, sotto quelle fiamme. Ok. Ah, vedete, questi qua spawnano dai nidi, quando io brucio i nidi, se io brucio i nidi questi tipo muoiono, cioè spariscono, perché sono continuamente in Nido. spawn. Deve essere qui vicino. Ok, andiamo da questo. Ecco. Questo l'ho sprecato perché l'ho buttato veramente male. Ok. Vedete quanto kerosene va via, tantissimo. Molotov. Ecco gli altri nidi. Diamoli subito fuoco. Mi sto avvicinando, sento l'odore. Qua, vedi, così, se li lanci così ne prendi.
Ne prendi due in un colpo solo. Decisamente meglio. Sì, dell'altra. Questa è la pianta Cicuta, velenosa. cicuta, serve altra cicuta. Eccola qua. Questo è sistemato. Ne serve ancora. Ok, ancora qualcuna. Devo trovarne ancora. Dovrebbe bastare. Ci siamo? Ok. Potevo fermarmi praticamente direttamente alla prima zona. Ok, missioncina tranquilla, direi, però abbiamo fatto praticamente tutto, quindi ritorniamo alla moto e ritorniamo Un dito in meno. all'accampamento. Ora, qua le cose diventano interessanti perché noi sappiamo che Deacon si sta entrando in contatto con O'Brien per poter salvare Sara in qualsiasi momento, quindi tutto questo scatenerà l'ira della milizia. E in più Sara sta ancora lavorando a qualcosa che secondo me potrebbe ribaltare le sorti della battaglia. Abbiamo visto che l'altro scienziato ha lavorato come si dice, alle bombe al napalm, che sicuramente contro contro i furiosi, le orde specialmente, servono parecchio. Ma Sara vuole fare qualcosa di più rivoluzionario, quindi puntare sul riconvertire i furiosi in persone. Caporale, Allora, piacere di vederti. consegniamo tutti i Ehi, dettagli, visto che abbiamo Asuge, fatto. ancora viva, eh? Va Ma bene. non saliamo di tanto, però. Caporale Deacon St. John, ti aspetto presto. Ci vediamo, sergente. Lavati le Perché mani. io prima Ehi, che che cosa ci la fai tu qui? situazione esploda, io vorrei riuscire a comprarmi quelle armi che ci sono là. Spero. Vediamo un attimo, vediamo qua. Vendi tutto. Non ho altro oggi. Solo che per aumentare la fiducia serve davvero tanto. Serve parecchio. Ok, quindi torniamo da Sara, andiamo a consegnare tutto. Adesso quanto è comodo muoversi col vigore che ci permette di muovere, cioè di correre comunque. Vi ricordate le prime volte negli accampamenti che Beh, vuoi assaggiare? Fai dovevo pure. fermarmi? Grazie, caporale. Uno di Sei stato questi attento? Questa roba è tossica. Sì, certo, signora. Ascolta un piano, non c'è tempo per le spiegazioni, ma tornerò qui tra poco. Preparati a tagliare la corda, ok? Caporale, non ti ho ringraziato. Riposo. I need. Cos'è che ha scritto? Vuole finire gli esperimenti, mi sa. Per loro non fa differenza. Un attimo. Questo cos'è? Consegna, questa qua è l'uccisione. Allora qua, vabbè, qua ne parte un'altra. Ehi, allora com'è andata? Non ho Ah, dobbiamo trovato consegnare gli niente. auricolari, giusto? Oh, accidenti, cosa abbiamo qui? Oh, fratello, sei un vero eroe. Come no? Grazie. Ti serve altro, Weaver? Hai bisogno di... Certo. Caporale St. John, hai tutto il mio rispetto. Io e te siamo fratelli. Ok, questa è completata. Allora, dobbiamo. Questa, no, questa qua è un'altra missione. Allora, un attimo. Andiamo a chiudere l'incarico. Questo qua, del colonnello, della taglia. Colonnello Garrett. Signore. Caporale St. John? Sì, signore, ho rintracciato Myers, il soldato disperso. Beh, ecco la sua Bibbia. Tutte cose che abbiamo fatto Che nelle sia partite fatta la precedenti. volontà di Dio Onnipotente. Nel video L'hai precedente. riportato vivo? C'è un cappio che lo aspetta nella zona di raccolta.
No, signore, gli anarchici l'hanno trovato prima di me. L'hanno torturato a morte. Peccato. Ma la volontà di Dio non si discute. Sì, signore. Buona fortuna. E anche questa è fatta. Allora, possiamo fare un salto, perché ho visto che abbiamo 41.000 crediti, sono davvero tanti. Possiamo fare un salto qui per fare rifornimento di... Bene, mi farai diventare triliardario. Munizioni. Ah, finalmente si ragiona. E carichiamo anche le munizioni nella borsa. Kit medico, granata frammentazione. Silenziatore speciale. Questo qua è il silenziatore per... nuovo, giusto? Ho ragione? È il silenziatore per... questo qua anche qua, a livello pre richiesto. Va bene, dai. Ci vediamo, caporale. Dobbiamo fare ancora qualche missioncina per prendere le armi che voglio. Dico, caporale St. John, piacere di vederti. Ehi, sergente. Se avanti nella sorte saranno temporaneamente precluse le regioni a sud. Annulla. Annulla. Andiamo alla torre radio, andiamo a fare queste missioni qua. A questo punto. Per forza. E cerchiamo di accumulare più taglie possibili per arrivare almeno a 25.000 prima di avanzare. Se no qua andiamo avanti e ritorniamo a nord, probabilmente su qua succede qualcosa, c'è O'Brien che innesca tutto il piano per liberare Sara, qui insomma succedono cose e io vorrei riuscire a acquistare almeno, cambiare un po' le armi, fare qualcosa. Va bene, dai, niente, andiamo alla torre. Servi. E poi potremmo anche prima ancora andare a, potremmo quasi prima andare all'accampamento. Allora, l'accampamento hanno all'accampamento hanno anche tutti i potenziamenti della moto che vorrei, quindi boh, vediamo, solo che fare il livello di fiducia di livello 3 a tutti questi. Cosa c'è qua? Devo cercare meglio. Da che parte? Sì, lo sapevo. Dovrei fare fuori un po' di orde. Accumulare un po' di... accumulare un po' di cose. Ok, diamo un'occhiata in giro. Che abbiamo qui? Non so cosa sto cercando, però. Sì, eccoti qui. Dovremmo far fare un po' di orde, acquisire taglie per poi andare a potenziare tutto quanto. Qui fuori ci sono solo assassini, randagi e razziatori. E tu! Oppure fare questa missione. Fanculo. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Era ora.
Oh. Potrebbe servirmi. Guarda quanto kerosene. Top. Questo era quello che ci serviva. Dovremmo fare tante di queste cose qui. E mandarlo agli accampamenti per aumentare la fiducia. Conosco un campo sicuro. Dov'è? Vado lì. Wizard Island, vedete, squadra di Molleck ci dà man superstite. Mandiamolo. Questa è una bella domanda. A questo punto mandiamolo a Wizard Island. Ascolta, nella zona di Crater Lake, a Wizard Island c'è un campo 500, della milizia. Devi trovare il colonnello. Un incarico importante per te. Sì, signore, sono pronto a tutto. Abbiamo inviato una pattuglia a nord lungo la 97 per indagare su un gruppo di anarchici. Li hai mai incontrati prima d'ora? Anarchici, quei coglioni che lasciavano ovunque cumuli di pietre. Sì, sì, li ho incrociati un paio di volte tempo fa, ma credevo che ormai fossero tutti morti. Evidentemente no. Ho segnato la posizione sulla mappa. Ti mando da solo, nel caso li abbiano fatti prigionieri. Sì, è l'unico modo per riportarli a casa vivi. Ricevuto. Il comandante di pattuglia, sergente Mitchellen, è un mio caro amico. Sì, signore, io farò il possibile. Conto su di te, caporale. Puoi andare. Ok, quindi altra taglia. Si trovano qui a nord. Anche qui non siamo messi bene con caporale, il discorso. Piacere di vederti. Meccanico. Sergente. Perché per le prestazioni... No, qua ci siamo messi bene. Per esempio qua il serbatoio. Al serbatoio lo possiamo... What the fuck, lo possiamo potenziare. Dead training. Allora, serbatoio. Sì, signore, roba di prima qualità. Lo potenziamo. Questi sono speciali, quindi vabbè, per il momento possiamo lasciar perdere. La nitro ci serve il livello di fiducia 3. Cosa che a me quello che serviva era la nitro. Allora, prendiamo anche questo. Il serbatoio mi interessava, ma la potenza del motore. Ah, incrementa la velocità massima della moto. Vabbè, dai. Perfetto. Non male, ci serve la nitro. Ci serve la nitro, però a 25.000 non ci arriveremo mai qui. Quindi tanto vale. Ci vediamo in giro. Tanto vuole poi puntare tutto, arrivare a 25.000 con l'altro accampamento per comprare le armi, quel nitro... Vabbè, il nitro va così. Ok, raga, allora andiamo a... Ci facciamo un giro, andiamo... Andiamo a completare questa missione qua. E poi... Proviamo a questo punto, non so, io vorrei arrivare a 25.000 con quell'avamposto lì. Vediamo un attimo, vediamo cosa succede. Non so quante orde devo eliminare per prendermi i punti necessari per... macchina della polizia. Per poter sbloccare... C'è un'altra caverna. Da qua secondo me escono le orde comunque. Ma perché sparate a me che siete pieni, porco? Macchina della polizia. Allora vediamo un attimo come siamo messi. Un po' di armi. A prendere queste. Potevamo anche evitare. Vabbè. E allora vediamo una... Dovrei fermarmi, raga, ogni tanto a cercare delle damigiane. Lì c'è un coso di benzina.
delle damigia, del kerosene. Benzina. Ok, siamo qua vicini. Sto pieno di taniche. Trova l'accampamento degli anarchici. E poi ci siamo già passati mille volte. Ok, vediamo che succede qui. Sarà lì dove avevamo salvato il tossico. Centro, tracce della milizia. Quell'accampamento lì dove avevamo Ci salvato il sono. tossico. Che abbiamo qui? Equipaggiamenti della milizia sono stati portati via. Altre tracce. Potrebbero servirmi. Sì, sono i cazzo di anarchici. Devo cercare meglio. Che è pronta? Ok, cosa abbiamo qui? Sì, ecco di qui. Le tracce portano qui. Una miniera. Sì, è qui. Una miniera. Ehi, capitano, li ho trovati. Ma scusate, ma qui dove c'era... No, qua non ci siamo mai stati. Qua ci eravamo passati per andare, boh, non mi ricordo, su quel lago hanno fatto qualche missione. Si Comunque, sono rintanati in una miniera. vabbè. Hanno preso degli ostaggi? Sono vivi? Ancora non lo so, nel caso andrò a prenderli, capitano. Se hanno il tuo amico, lo troverò. Grazie, curi, chiudo. Dove si nascondono? Miniere, altre C'è qualcuno? miniere. Sta fermo, accidenti! Anarchici, sì. Non c'è dubbio. Sì. Pensavate di potervi accampare qui e saccheggiare le scorte della milizia, vero? Simboli anarchici. Il posto è questo. Ma questo. Sarei pure da qualche parte. Qua chiuso. Questi aspettiamo, voglio aspettare un attimo a prendere queste munizioni. Ma c'è un'orda. C'è un'orda qua, ragazzi, eh. C'è un'orda che sta arrivando. Non so se è una buona cosa sparare. Di qua. Per 5 colpi non vale la pena consumare una cassa di munizioni. Non ne vale affatto la pena. No. Ok,
Comunque sta roba qui è troppo. Cioè, sta roba qua che vedi addirittura dove sono i nemici. E anche come sono girati è davvero eccessivo. Dai, girati, stronzo. Vaffanculo. Vaffanculo. Ho visto qualcuno. Qua c'è una strettoia. Questa secondo me conduce sotto. No. Madonna. Cazzarola, cazzarola, eccoli dove sono. Porca puttana, quanti ce ne sono? No, ci conviene tornare indietro a questo punto. Questi qua, ve lo dico io, appena esplode qualcosa... Appena esplode qualcosa, questi arrivano in massa, secondo me. Trovato. Arriva a farci paura! Mi ha sparato! Sergente, tu devi essere Mitchallen. Pensavo di essere spacciato. Grazie. Grazie. Credevo che fosse finita. Immagino. Ascolta, riesci ad andare via da solo? Sì, certo. Grazie ancora, ti devo la vita. Rientro subito e racconterò a tutti del tuo gesto, giuro. Beh, il mio lavoro. Bella quest'arma qua. Sceriffo. What the fuck? Ehi, dove sei finito? Ok. Ma che cazzo sta succedendo? No, no, no! Sparate, sparate! Thank you.
Calma. Ora mi dire che... Non muoiono più con i colpi in testa. Capitano, ho trovato il tuo uomo. Dovrebbe essere di ritorno a Diamond Lake. Molto bene, St. John. Chiamerò per sapere come sta. St. John, chiudo. Sì, però io adesso io voglio rientrarla dentro. E... un attimo, vediamo. Devo capire un attimo dove sono rientrato. Io vorrei rientrare nuovamente dentro la miniera. Dove cacchio sono uscito? La moto è qui. Il lago è qui. La caverna probabilmente era da queste parti. A parte che qua c'è la macchina della polizia, quindi in realtà... vabbè. Servono sempre. Le munizioni le potrei prendere qui. Ce ne sono 1000. Ce ne sono 1000 qui effettivamente. Non è necessario. Allora, vediamo un attimo. Non trovo più l'ingresso della miniera. Porca vacca. Ah, eccolo lì l'ingresso. È qua sotto praticamente. Ok. E vabbè, dovrei praticamente fare il giro. No vabbè, niente, lasciamo perdere quell'ordo. Dovrei prendere, rientrare dentro da lì. Non ne vale la pena. Dovrei prendere 4 colpi. Niente, va bene, quindi questa è fatta, la moto è lì, non dobbiamo più fare nulla, abbiamo semplicemente questa missione qua, guida fino alla torre radio, e poi direi che abbiamo terminato. Abbiamo pure, c'è un altro lavoro. Giusto, ok, ricevuto. Devo ritornare lì? Nuova missione, mappa. Ok, l'unica cosa che ci conviene è fare queste missioni qui. Ma questa l'avevamo già liberato. Questa l'avevamo già liberato per sbaglio, non ricordo. Ah, scala la torre e contatta Boozer. Ok. Boozer, ci sei? Lost Lake, rispondete. Nick, ah, che bello sentirti, fratello. Come andiamo? Beh, tutto a posto, Boozer. Sì, direi che sto bene. Sì, stronzate. Ti conosco da sempre. Dimmi che succede, fratello. Beh, sai, è Sara. È una storia lunga, ma lei fa parte della milizia qui. Vorrebbe tornare indietro con me, ma ora come ora... la costringono a restare, Boozer. Non le permettono di partire. Ma che significa? La costringono a restare? Santo cielo, Dick, dove sei? Ascolta, prenderò Iron Mike, Ricky, qualche ragazzo. Troveremo il modo di arrivare laggiù. Boozer, no! Non hai capito. Hanno centinaia di uomini e sono armati. Accidenti, hanno saccheggiato la Guardia Nazionale, l'esercito e... Ehi, non mi frega un cazzo del loro arsenale. Noi ora... Cristo, stammi a sentire. Il colonnello, il loro capo, non deve sapere di Lost Lake. È matto, Boozer. Matto dalle gare. La milizia attacca qualunque accampamento incontri. Randagi, predoni, accampati, per loro non fa differenza. Oddio, Dick. Sta tranquillo. Senti, ho una soluzione, ma se mi accadesse qualcosa, se non dovessi più sentirmi,
In quel caso... Dick, sono sicuro che troverai una soluzione come dici tu, ok? Prendi Sara e portala il più lontano possibile da lì, capito? Sì, Boozer, certo. Bene, così va meglio. Ah, ti sto perdendo, non riesco... Dick! Ricevuto, fratello. Ricevuto. Dico, chiudo. Ok, va bene, dai, non ci resta che tornare indietro a fare qualche altra missione per loro. Io però direi, raga, che ci salutiamo qui, ci vediamo direttamente nel prossimo video, la liberazione di Sara, se così si può chiamare. Devo attendere ancora un attimino e ci vediamo alla prossima. Come sempre vi invito a supportare il canale, mettere un mi piace e iscrivervi, e alla prossima, ciao!